Cosa fare se ci sono troppi mob nel vostro mondo su Minecraft? Li vedete tutti là? Beh, ovviamente prima di tutto, se siete spawnati su una piattaforma di vetro, fatevi qualche domanda perché non è normale e io ho acceso la luce. Però chiaramente se siete spawnati qua sopra... Ok, chiaramente passiamo direttamente al contenuto. Cosa bisogna fare? Ovviamente bisogna cercare di utilizzare il mondo il meglio possibile. Come? Dovete cercare di attirare gli zombie tutti in una posizione particolare, così che voi ovviamente possiate vivere senza morire, anche se ho mezzo cuore. Perché è così difficile? Madonna, ma c'ho... Raga, c'ho una fila di zombie che mi sta seguendo. Questa è la maestra a scuola che ti dice: fila indiana, fila indiana. Se no non va bene, non si può andare avanti senza la fila indiana. Vero maestre, eh? Oh no, i ragni però possono anche raggiungervi. State attenti. Ragazzi, dovete stare con fila indiana, chiaro? Ok, non si fa così, non si fa così. Però un'esplosione è successa almeno. Allora, noto con piacere che io, se muoio... Sì, se muoio non perdo gli oggetti. Quindi, praticamente, quello che bisogna fare qua... Allora, se non morite... fate questa cosa! Via, dai, porca puzzolona! Prendete il vostro acciarino in mano. Ok, prendetelo. Mettetevi qua sopra. Accendete tutto! Via, via! Ah, oh, che bello, adesso vedete le esplosioni più belle che potete mai immaginare. Forse ha funzionato con la TNT. Vai via, vai via. Puzzone che non sei altro, vattene via. Prima che io decida di farti fuori con la zampa. Scusatemi. Beh, almeno molti degli zombie se ne sono andati via. Ma questo non è l'unico modo. Ce ne sono altri, come ad esempio farli affogare con l'acqua. Tuttavia questo non me la sento di farvelo vedere. Vabbè, sentite, le mie idee si sono completamente esaurite per oggi. Però ovviamente posso farvi vedere qualcos'altro nel prossimo episodio. Qualche altra idea su come uccidere gli zombie. O scrivetemi se la volete, chiaramente. Io ve lo porto. Iscrivetevi quindi al canale. Zombettino del cavolo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.